Ben ritrovati ancora, gentili telespettatori di Teleantenna, l'edizione di Udine Pordenone del telegiornale. In apertura subito parliamo allora di quell'ennesimo omicidio a Pordenone, il sesto nell'arco di questo 2015. C'è una madre, una figlia che sono finite proprio ammazzate da un familiare. Ieri sera a Pordenone sono intervenuti gli agenti e i carabinieri che hanno identificato subito l'autore di questa mattanza, perché di tale mattanza appunto si tratta. Il servizio di apertura del telegiornale. Ennesimo duplice omicidio a Pordenone, il terzo in soli 7 mesi con 6 vittime in totale. L'ultimo delitto è stato commesso ieri sera attorno alle 21:30 in Viale Marconi. La mattanza, perché di questo si tratterebbe, con sangue ovunque, si è consumata in un appartamento al primo piano del condominio al Civico 19. Vittime, due donne di origine cinesi, madre e figlia rispettivamente di 49 e 22 anni. A massacrare con un'arma da taglio potrebbe essere stata usata un'accetta assieme o forse anche un coltello. Sarebbe stato un congiunto e socio in affari delle vittime. Un uomo sempre di origini cinesi, Yongxing Wu, di 57 anni, è stato immediatamente fermato dalle forze dell'ordine. L'allarme è stato lanciato da una passante che ha notato due stranieri dai tratti orientali che urlavano a bordo strada. Si trattava di due uomini cinesi. Sul posto sono giunti due equipaggi della squadra volante ed altrettante vetture della locale compagnia dei carabinieri. Gli investigatori hanno separato i contendenti, notando che uno di essi aveva le mani e vestiti sporchi di sangue, e anche dalla concitazione dell'altra persona, che si scoprirà poi essere il genero dell'assassino, nonché figlio e fratello delle vittime. Hanno capito che poteva essere accaduto qualcosa di grave. Sono quindi saliti al primo piano dello stabile e hanno rinvenuto le due donne prive di vita in un lago di sangue. La madre, Shui Yang, era stesa a terra in cucina, mentre la figlia, Ayan Wang, era a terra nel corridoio, dopo essere appena uscita dalla doccia, entrambe colpite con fendenti al collo. Immediatamente i due cinesi sono stati fermati e portati in questura per essere sottoposti ad interrogatorio da parte del capo della squadra mobile, il vice questore aggiunto Massimo Livotto. A tarda ora gli inquirenti erano persuasi di aver risolto il caso. L'assassino sarebbe il consuocero della vittima più anziana, arrivato a Pordenone direttamente da Milano, con cui era anche in società nella gestione di un bar. E proprio questioni economiche sembra possano essere la causa del duplice omicidio. Sul posto hanno operato i due equipaggi del 118 di Pordenone ed è giunto anche il medico legale Lucio Bomben, che ha svolto i rilievi assieme alla polizia scientifica. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Monica Carraturo, che ha sentito i due stranieri. Attorno alle 23 è giunto il procuratore Marco Martani, che ha incontrato i propri collaboratori ed autorizzato l'arresto del sospettato, trasferito immediatamente nella notte in carcere. La città di Pordenone è in stato di shock. Dal 17 marzo sono bene 6 le persone uccise. La prima coppia ad essere trucidata, ricordiamo, fu quella dei fidanzati di Trifone Aragone e Teresa Costanza. Poco meno di un mese dopo, il 15 aprile, un marocchino di 39 anni ha ucciso all'interno della propria abitazione la moglie e la figlioletta di soli 7 anni, sgozzandole e poi consegnandosi alla polizia. Ieri sera, l'ultimo delitto con vittime madre e figlia cinesi, una scia di sangue che non ha precedenti nella storia della città friulana. Rimaniamo nell'area di Pordenone, andiamo a Villanova dove c'è stato un incendio e un volontario della Protezione Civile che è rimasto intossicato. La cucina in un appartamento al secondo piano di un condominio di via Carducci nel quartiere di Villanova è andata completamente distrutta dall'incendio che è scoppiato ieri pomeriggio poco prima delle 16. Da quanto si è potuto apprendere in quel momento, in casa dove da 4 anni abita una famiglia ghanese, non c'era nessuno. Joyce Kubi, di 30 anni, era scesa con il figlioletto di 2 anni per acquistare generi di prima necessità al supermercato. La donna aveva lasciato sul fornello una pentola con dell'olio messo a scaldare quando, per cause al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Pordenone, ha cominciato a prendere fuoco. Dall'appartamento ha cominciato ad uscire fumo denso ed acre, che è stato visto da un volontario della Protezione Civile naoniana, che senza perdere tempo, pensando che all'interno potesse esserci qualcuno, è corso a spegnerlo. Il condominio è dotato di manicotti dell'acqua, uno di questi è stato utilizzato dal volontario che nel giro di pochi minuti è riuscito a domare il rogo. Intossicato, è stato trasportato all'ospedale cittadino, ma solo in via del tutto precauzionale. Intanto, attirati dal trambusto che si era creato in via Carducci, negli appartamenti si sono precipitati alcuni connazionali della famiglia residente. Tra questi anche Samuel Bell di Porcia, che era andato a Villanova approfittando del turno di riposo dal lavoro a trovare la sorella Joyce Kubi. Insieme ad un amico, racconta il 35enne, ci siamo attivati per aiutare quell'uomo. Con una bacinella prelevata in un bagno, a più riprese abbiamo gettato dell'acqua sul fornello. Disperata, Kubi assisteva alla scena impotente. Presto si è resa conto che la sua cucina era andata completamente a fuoco. L'appartamento è stato dichiarato inagibile dai pompieri. La famiglia ghanese, dunque, troverà ospitalità momentanea nella casa di Procia di Samuel Bell. I danni non sono ancora
ancora stati quantificati. Da una prima stima, però, non dovrebbero essere ingenti. Ci vorrà comunque del tempo prima che possa tornare abitabile. E parliamo anche dell'altra indagine sull'omicidio appunto di Trifone Ragone e di Costanza. Ci sono accertamenti su Ruotolo, il DNA che è stato ritrovato su alcuni indumenti e sulla cintura dell'auto emergerà solo fra 2 settimane. Bisogna attendere ancora 2 settimane prima di conoscere l'esito degli accertamenti sulla natura delle tracce biologiche trovate nel gancio della cintura di sicurezza dell'Audi A3 e del giubbotto di Josué Ruotolo. Non basta la positività delle microtracce al lumino e al Combur test per stabilire che si tratti di sangue. Solo gli esami in laboratorio potranno dire se la procura ha in mano la prova schiacciante, quella che dimostrerebbe che il 17 marzo Ruotolo impugnava l'arma del delitto. Ieri, a Roma, è stata estrapolata la copia forense del telefonino e del computer della fidanzata di Ruotolo. Il contenuto di cellulare e PC verrà messo a confronto con quello recuperato da cellulari dei supporti informatici che erano nella disponibilità di Ruotolo. Questo raffronto è importante perché potrebbero essere recuperati messaggi WhatsApp o mail andati persi nel materiale sequestrato a Ruotolo. La sua difesa ha intanto chiesto alla procura i tabulati telefonici che riguardano il carrista. Nell'interrogatorio, afferma l'avvocato Roberto Rigoni Stern, abbiamo ricostruito tutto, ma non siamo stati in grado di fissare orari precisi. Ci mancano i minuti, che in questo caso sono fondamentali. I corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero, Stati Generali, ci spiega tutto l'assessore Torrenti. Assessore, 16 e 17 di ottobre si farà il punto e anche una programmazione per quelle che saranno le attività a favore dei migranti. Sì, ci sarà un punto importante, gli Stati Generali dell'immigrazione non si facevano da 22 anni, l'Iniano 93 aveva definito delle nuove linee di intervento per quanto riguardava le politiche della regione nei confronti dei corregionali all'estero. Oggi è il caso, dopo tanto tempo, di rivederle e di verificarne se sono ancora attuali. Quindi questo è un momento importante, avremo oltre 60 partecipanti da paesi diversi del nostro, un centinaio in tutto, e sarà un momento significativo perché ci sarà un monitoraggio diretto di persona se quello che stiamo facendo, se le nostre 6 associazioni di riferimento sono efficaci, riusciamo a intercettare le nuove generazioni, riusciamo a fare delle operazioni che servono. E quindi diciamo, saremo lì in giunta, nel Palazzo della Giunta di Piazza Unità a Trieste queste 2 giornate, ecco, venerdì e sabato, e, diciamo così, più con le orecchie aperte che con la bocca aperta, cercando più di ascoltare che non di raccontare quello che stiamo facendo, cioè ascoltare per avere effettivamente dei feedback se le operazioni che stiamo facendo sono contemporanee, servono o se possono essere migliorate. Credo che sarà un momento interessante per tutti noi. Lei ha fatto anche un appello all'unità programmatica di queste 6 associazioni. Sì, noi sappiamo che in modo particolare i Friuli del Mondo sono rappresentati da 4 associazioni, una decisamente più grande che l'Ente Friuli, altre 3 però significative con una storia diversa e importante. E, è chiaro che col passare delle generazioni sempre meno è compreso all'estero questa frammentazione di riferimenti, e quindi vorremmo che almeno sui progetti principali si riuscisse a dare un'immagine di maggior compattezza per quanto riguarda la rappresentazione associazionistica, e che quindi, ecco, per cui più che non pensare a fusioni a freddo che non potrebbero funzionare, stiamo pensando appunto a progetti condivisi in cui ciascuno metta a disposizione le buone pratiche e le storie che ha avuto e anche i successi di eventuali progetti fatti precedentemente. E su questo cerchiamo di lavorare per razionalizzare un sistema che rischiamo che non sia più compreso, e logicamente continuiamo a monitorare anche le dimensioni delle varie associazioni per comprendere se sono, come dire, rappresentate correttamente anche nel nostro sistema. Il forum del terzo settore, c'era anche al tavolo di coordinamento la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Presidente, si è tenuto oggi il tavolo del terzo settore, un commento. Beh, intanto un tavolo estremamente importante, è il primo tavolo con il terzo settore che viene fatto da una regione, quindi siamo i primi in Italia, ne siamo molto contenti, anche perché può essere un tavolo utilissimo per aiutare le istituzioni a far calare poi sul territorio e all'interno della società le tante iniziative che facciamo sui temi del sociale. Oggi abbiamo affrontato la lotta alla povertà, l'inclusione sociale, il tema dell'accoglienza, e che poi, insomma, sono il frutto del lavoro che non soltanto fanno le istituzioni, ma che fa in via sussidiaria ed in modo estremamente importante ed efficace anche tutto il terzo settore.
E a Campo Formido invece era presente il consigliere provinciale del Sud Tirol Bernard Zimmerhofer, il quale ribadisce che le autonomie devono essere aiutate ad uscire dal centralismo democratico. Siamo con il consigliere provinciale di Bolzano e consigliere regionale Trentino Sud Tirol del movimento Sud Tiroler Freiheit. Ecco, il nome. Il mio nome è Bernhard Zimmerhofer. Voi come territorio avete una esperienza importante sulle autonomie, siete molto più, avete una garanzia di autonomia molto maggiore rispetto a quella che è il Friuli. Ecco, ma il concetto di autonomia, che è un concetto di responsabilità che deve partire dal basso, può passare solo attraverso le comunità locali, quindi i comuni, a livello di sussidiarietà, e la regione eventualmente viene dopo. Prima i comuni e dopo la regione. Nei paesi di maggior federalismo europeo l'autonomia si intende probabilmente in questo modo legata alla responsabilità. Sì, prendo sempre l'esempio della, per esempio della Svizzera, no? Dove i comuni, cioè lo Stato, prende competenze molto poche, no? Cioè la difesa, la moneta unica, eccetera, qualche altra cosa, ma il resto lo fanno nei cantoni, e questo è importante, anche nei comuni, no? E per di più hanno quella democrazia diretta, dove il popolo può decidere per certi faccende nel comune. Questo è importante, qui in quella direzione vogliamo andare. Questa è la democrazia veramente diretta, è la più bella che esiste. In merito abbiamo sentito anche il consigliere regionale trentino Eva Klotz. Il mio movimento è radicato alla famiglia, ha detto. Siamo con Eva Klotz. Credo che non serva la sua presentazione anche per la storia del papà. C'è un dato però che mi ha molto incuriosito. Nel 1952-53, credo, il papà le ha tagliato tutti i capelli e l'ha rasata a zero. Ecco, questo che è un aneddoto, ma che però credo abbia poi anche significato il percorso successivo della sua vita. L'esempio più evidente che i telespettatori possono vedere è la sua importante treccia. Ecco, e questo è un dato che mi ha incuriosito, al di là della politica, che magari ne parliamo dopo. Sì, però questo con la politica non ha niente a che fare. Ed è per questo che ho fatto la domanda. Sì, no, questa è una cosa molto, molto privata, diciamo. Forse perché da sempre avevo questo attacco a mio padre, molto anche alla madre, però forse perché ci è mancato molto presto il padre, allora, e questo attacco è sempre stato, questo intimo è sempre stato molto forte. Beh, lei ha dato un elemento politico di quelli con la P maiuscola, lei il rapporto con la famiglia, che è uno degli elementi fondamentali poi del suo movimento. Sicuramente, perché mi sono proprio dimessa dalla politica per il mio nuovo impegno di stare con mio marito, che di salute non sta bene. Ecco, andiamo in quella che è la politica un po' più spicciola, quella ecco, un po' meno che ci prende da dentro, no? Ecco, lei faceva parte a suo tempo del Sud Tirol Volkspartei, poi nel maggio 2007 ha fondato il partito Sud Tiroler Freiheit, ecco, e il 7 novembre ha dato le dimissioni, che abbiamo capito la ragione. Ecco, come mai si è staccata da quel movimento storico dell'Alto Adige e ha pensato di ricostruire un nuovo movimento, chiamiamolo
indipendentista e autonomista, lo dica lei. Sì, allora prima di tutto noi non parliamo di Alto Adige ma del Sud Tirolo, perché è proprio per trascurare che si tratti di Tirolo. Non sono mai stata membro del partito della Sud Tirolo, Volkspartei. Mi avevano chiesto di andare sulla lista per le elezioni comunali della città di Bolzano e dopodiché mi avevano chiesto tre volte, sono andata alla condizione di non essere tesserata SVP. Perciò ero indipendente nel gruppo comunale. Perciò non ero mai una della Sud Tirolo Volkspartei ed è vero nel 2007 con altri ho fondato il movimento Sud Tirolo Freiheit con l'ideale che da sempre portiamo avanti, perché io in consiglio provinciale nell'83 già sono andata con la meta, il nostro grande traguardo del diritto all'autodeterminazione. Abbiamo lavorato tantissimo da quando l'Italia ha ratificato i patti umani dell'ONU nel 77, punto primo, diritto dell'autodeterminazione. Da allora lavoriamo con tutti i mezzi legali e democratici per questa meta. Ci fermiamo qui adesso con l'informazione di Udine Pordenone, vi invito a restare con noi perché abbiamo altre news da raccontarvi.